Io vorrei sapere le facce di chi ha votato a favore di questa tagliola, cioè di chi ha votato affinché non si discutesse neanche degli articoli. Io vorrei sapere, ormai gli avversari li conosco, li conosciamo, ma vorrei sapere anche i falsi alleati, chi sono, anche dentro il centro-sinistra, magari anche dentro il Movimento 5 Stelle. Chi sono quelli che hanno votato a favore di questa tagliola? Perché? Ci devono mettere la faccia, hanno votato di nascosto, il regolamento lo consente, ma noi da tanto tempo che combattiamo contro il fatto di fare le cose di nascosto e di nascosto hanno affossato la speranza di tante persone che hanno affossato questa legge, ma io continuerò a indossare i colori della Rainbow. Se qualcuno pensa che noi ci mettiamo a lutto neri come i loro cuori, se lo dimenticano. Noi continueremo a essere combattivi, ci saranno tante mobilitazioni, noi non ci fermiamo, non ci fermiamo qui. L'onorevole Zan ha detto che questa si è chiusa, diciamo, una sorta di pagina, ma il movimento per i diritti civili in Italia ormai è avviato, è così? Oggi il Senato, le istituzioni non rappresentano, a mio avviso, il comune sentire della gente, non rappresentano una nazione che vuole essere più civile. Vorrei chiedere a quei senatori, quelle senatrici che oggi hanno votato verde a favore di questa tagliola, come si sentirebbero se un dopodomani, prima ancora che da senatore e senatrici, da mamma, da nipote, da zia, da nonna, da amica, di una persona che ti arriva in casa con gli occhi tristi perché qualcuno ha attentato alla loro integrità fisica e morale, come sentirebbero a dire noi non abbiamo neanche permesso di votare uno per uno gli articoli? Quindi eventualmente anche di modificarli.